L'odore di legno arso è inconfondibile, queste opere sono bellissime ma soprattutto profumate. È un lavoro che nasce dalla passione, da tanta voglia di toccare il legno, appunto per sentire quell'odore e lavorarlo è qualcosa che mette anche allegria dentro, questa è una cosa molto bella. Ecco, poi ci sono anche delle scritte molto particolari, quindi c'è anche un po' di magia e di poesia in queste opere. Cerchiamo di utilizzare quest'arte anche per lasciare un piccolo messaggio, anche messaggi di altri, insomma, o tratti da qualche versetto anche biblico, quindi ci sono delle cose che possono far star bene, anche un pezzo di legno con una frase può ricordarti di sorridere anche durante la giornata. Come avviene la lavorazione? Praticamente il legno prima viene tagliato in qualche modo, in maniera non regolare, dopodiché viene eseguita una bruciatura al cannello, col cannello, e poi c'è l'incisione, che a volte come in questo caso è fatta con laser oppure a mano col pirografo. Ma il mimo ti è piaciuto? Mi è piaciuto, sì. Mi è piaciuta sta magia. Cosa ti ha fatto ridere di più? Ti è piaciuto sì o no? Cosa ti ha fatto ridere di più quando sei spogliato? Mi manco l'applauso. Sì. Allora facciamo com'era? Una cosa. Aspetta. Adesso bello. Ti fa l'applauso di 50 euro. Ah. Come ti chiami? Agnese. Ascolta Agnese, ma ti è piaciuto lo spettacolo del mimo? Sì, mi è piaciuto. Senti, cosa ti ha fatto divertire di più? La palla dove è entrata dentro. E invece questo mago com'è? Perché non mi prendete in giro? Divertente, dai. E poi ho fatto. We'll be right back.
realizza? Allora, come hobbista realizzo bigiotteria tessile ma anche cucito creativo, quindi bambole, tutto ciò che prevede la parte della creatività del cucito anche. Ecco, come mai questa passione per l'artigianato fatto a mano, per queste creazioni che vanno dai gioielli ai pupazzi? Allora, da bambina, ero proprio una bimba piccolina di 5 anni, mia nonna mi metteva con una sediolina di paglia, di quelle che si usavano una volta, e mi ha insegnato ad utilizzare i ferri, l'uncinetto. Io poi da grande ho un po' riscoperto questa passione trasformandola in quello che è un qualcosa di più moderno. Ecco, e perché pietra abbondante? In realtà pietra abbondante mi era stato già proposto, ma l'anno scorso avevo un altro impegno e quest'anno la curiosità, perché comunque c'è stato un bel passaparola dell'evento dell'anno scorso, mi ha portato a scoprire questo bel paese. Bene amici di Telemolise, il nostro viaggio finisce qui, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e come sempre vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social, sui nostri canali on demand e come sempre se vi siete persi qualche puntata potete rivederla sul sito di www.telemolise.com. Ciao!